cioè la presenza di una percentuale molto alta, mi sembra del 30% di ordini stranieri. Vorrei solo dire questo, questo modello gramaticale e anche il modello testuale di cui mi occuperò nello specifico col professore, siccome è trasversale, non è nato per la lingua italiana e può essere applicato, non dico a tutte le lingue, è mondiale, anche al cinese, ci permette di utilizzare la lingua straniera come risorsa linguistica delle classi. Perché l'alunno straniero, parlo soprattutto della fascia di età della scuola media e superiore, è abituato continuamente a fare questo raffronto nella sua mente, in maniera più o meno consapevole, ma sappiamo che da una certa età in poi, in relazione allo sviluppo cognitivo, la riflessione metalinguistica è comune a tutti gli esseri umani, a seconda della propria competenza, dei propri studi, della propria cultura, ma chiunque, anche l'analfabeta fa delle riflessioni sulla lingua. E sia sul piano della fonetica che sul piano della grammatica, quelli gli alunni stranieri rappresentano un'enorme risorsa. Non importa che noi non conosciamo la loro lingua di partenza, ma loro diventano maestri di lingua per noi, come diventano maestri di lingua per i loro genitori, perché questa loro funzione di diventare loro mediatori linguistici. Quello che poi nell'Europa, non voglio per scherzare parlare dell'Europa, ma è un argomento molto scottante, quello che prevede la visione linguistica sia della Comunità Europea che del Consiglio d'Europa, cioè i cittadini plurilingui sono loro e sono loro che insegnano e diventano maestri e mediatori e traduttori per le loro famiglie. Questo volevo dire, quindi cerchiamo, è molto difficile, di sfruttarli come risorse, non di vederli solo unicamente come problema. Per la scuola primaria proprio è fondamentale quindi curare l'oralità, il far parlare i bambini, quindi prima di tutto verbalmente, soprattutto nella consapevolezza di avere alunni di provenienze diversissime. E poi ci occuperemo senz'altro dell'aspetto ortografico, insomma sono le classiche cose che dobbiamo fare alla scuola primaria che sono molto importanti per gli sviluppi successivi e che purtroppo spesso, un po' fuorviate anche dai libri di testo, finiamo per trascurare negli ultimi anni. Non so, correggetemi se sbaglio, ma penso che... Un altro aspetto è quello della lettura, anche questo sicuramente è funzionale anche alla costruzione, no, di una consapevolezza sulla lingua. Ecco, volevo solo agganciarmi in questo senso. Prima di tutto, secondo me, voi vi dovete interrogare sul tema grammatica. Cos'è la grammatica? Cosa serve la grammatica e cosa voglio che sia la grammatica effettivamente? Perché con la grammatica valenziana questa non è più soltanto una disciplina, non è più soltanto un'ora scolastica con la quale voi riscontrate con gli alunni per cui no, però grammatica la prego, no, non ce la posso fare, no? Meno male che tra poco c'è ginnastica. E la sfida invece è proprio questa, amerete terribilmente la grammatica, mi chiederete di fare grammatica perché interesserà le vostre menti, interesserà la nostra capacità di risolvere i problemi. E quindi la grammatica non diventa più soltanto un'unità di apprendimento con dei programmi da svolgere, con degli esercizi meccanici, copia e incolla, io dico, per cui noi facciamo finta che i ragazzi abbiano appreso, perché a seconda di come tagliamo l'esercizio poi siamo sicuri che la maggior parte della classe prenderà 10 oppure se siamo arrabbiati facciamo prendere 4. Non funziona più così. È un percorso di consapevolezza del sé proprio della grammatica valenziana, cioè ha delle ricadute importantissime su quella che è la capacità di comprensione del testo, di scrittura,
e quindi di consapevolezza del sé, di come io organizzo la frase anche nell'oralità, come diceva la collega, come io parlo, come io comunico, e se comunicare è sopravvivenza oggi, e stabilisce le relazioni, crea i rapporti sociali, è fondamentale, e non soltanto, è assolutamente interdisciplinare, perché se noi insegniamo davvero cos'è una preposizione, se noi insegniamo davvero i valori dei connettivi, quindi facciamo ragionare sulla frase, non avranno più problemi nemmeno nella gestione del testo e della tematica, nella risoluzione delle prove basi. Quindi io ci tenevo davvero a dirvi questa cosa, senza entrare nello specifico del tecnico, siate curiosi. E capisco che possa fare impressione e che uno possa dire ma io mi sono trovato benissimo fino a questo punto, perché dovrei cambiare, qualche collega mi ha detto questo, perché l'obiettivo non sei tu, l'obiettivo è l'alunno, l'obiettivo è la capacità di costruire delle persone che sanno pensare. Io tengo tantissimo a queste persone che sappiano pensare, persone che domani ci sappiano gestire, che sappiano comprendere e che quindi sappiano anche affrontare poi un percorso formativo superiore, perché dico, noi le elementari hanno un grossissimo carico, ma noi dobbiamo costruire quella che in didattica si chiama la sollecitudine, cioè proprio veramente imparare ad imparare, la curiosità, la capacità di cogliere l'essenziale. E se non le abituiamo anche a fare un po' di fatica, se prima di tutto la fatica non la facciamo noi, diventa difficile, ma abbiamo un peso più grande che quello di una semplice unità di apprendimento. Il nostro ruolo è quello di aiutare i ragazzi a imparare a pensare, giusto? A fare la testa. Allora magari se riescono ad uscire dalla linearità, questo è il primo passaggio, e se riescono a uscire anche dalla linearità grammaticale, forse sempre meno persone alla frase mi piace la pizza risponderanno che il soggetto è mio. Quindi questo è il primo elemento col quale potete interagire utilizzando gli schemi della grammatica nazionale. Un secondo aspetto, dobbiamo insegnare a ragionare sul significato e quindi sulla parte anche descrittiva del fenomeno. Non tutti gli elementi di un testo orale o scritto hanno la stessa pregnanza, e quindi se riesco ad insegnare ai ragazzi che prima c'è un nucleo e poi ci sono delle espansioni che aggiungono elementi a quel nucleo, io vi aiuto a mettere in fila le cose importanti. Se riesco ad insegnare loro a ragionare sulla struttura del testo che ascoltano o che leggono, facendo un grande lavoro sulla loro capacità di comprendere quel testo, quindi sto allenando la comprensione. L'ultimo elemento per quanto riguarda il triennio, una volta preso un modello grammaticale, allora è possibile anche provare a riflettere sugli scarti che possono trovarsi rispetto a quel modello. Questa settimana noi i ragazzi di quarta superiore abbiamo affrontato l'amica di Santa di Foscolo, che è difficile perché ci si mette anche sopra il classicismo a complicare tutto, però c'è un verbo che di solito è usato in modo valente, ballare, solo che Foscolo lo usa in maniera bivalente, perché il verso dice o quando balli disegni, e se ne sono accorti in tanti all'interno della classe che il cortocircuito poetico è stato dato proprio dallo scarto grammaticale. Quindi è un modo assolutamente interessante per creare curiosità all'interno delle loro menti. Grazie. Io credo che offrire delle metodologie nuove come la grammatica valenziale ed altre che presenteremo nel dettaglio per quanto mi riguarda per la scuola primaria sulla fonologia e la metafonologia, sia uno dei primi passi per rendere le nostre lezioni inclusive nella semplicità.
non serve fare molto spesso per essere considerati dai nostri alunni scuola inclusiva e per aiutare tutti a raggiungere degli obiettivi d'apprendimento. E aggiungo e chiudo anche con un concetto che è quello legato al modo in cui noi presentiamo gli argomenti e ciò che vogliamo insegnare ai nostri alunni. E sappiamo da svariate ricerche che il bambino, parlo del bambino, sin da quando è piccolo apprende quando c'è insieme di emotività e di interesse. Quindi mi riallaccio anche alla possibilità di presentare queste tematiche in forma giocosa e interessante per i nostri alunni, applicando quella che è la pedagogia del sorriso. Da recenti ricerche è stato dimostrato che i bambini sorridono tantissime volte al giorno e gli adulti pochissime, dalle 100 alle 3 volte. Questo ci insegna molto perché noi perdiamo questa competenza mano a mano che cresciamo. Ecco, forse attraverso queste nuove metodologie, applicandole anche in modo particolarmente accattivante per i nostri alunni, possiamo mantenere parte di questa competenza che è importantissima.